Buongiorno e benvenuti a Business Weekly. La sola ipotesi di intervento militare contro la Siria è bastata a provocare un terremoto sui mercati. Il prezzo del petrolio è schizzato dopo i primi avvertimenti da Washington. Anche se la Siria non è di per sé un produttore di primo piano, la prospettiva di ulteriore instabilità nella regione preoccupa. La situazione pesa in particolare sui mercati emergenti e le loro monete, che continuano anch'esse a soffrire tra preoccupazioni di una crescita più lenta e aspettative che la Banca Centrale Americana metterà presto freno al suo programma di stimoli. Tra le nazioni più colpite c'è l'India. India is among those which are suffering most. Parleremo di tutto questo con Neira Ceich di Bloomberg più in là nel programma. Cominciamo a vedere quello che è successo ai prezzi del petrolio. Settimana convulsa sui mercati finanziari di tutto il mondo, con i timori per un intervento militare in Siria che hanno fatto lievitare il costo del petrolio. Il WTI, il prezzo di riferimento del greggio americano, ha toccato i 110 dollari al barile, mentre il Brent europeo ha superato i 117. Il timore degli analisti è che presto si potrebbe raggiungere i 125 dollari al barile, con Société Générale che in uno studio si spinge fino a prevedere un rialzo a 150. Cattive notizie per gli automobilisti italiani che, stando alle quotazioni di Platz in rialzo, vedranno molto presto dei rincari alla pompa di benzina. Ci sono timori sui mercati che la guerra in Siria si allargherà, spiega questo analista. Ciò è molto pericoloso e sappiamo anche che in tal caso i prezzi del petrolio crescerebbero in maniera drammatica. Questo significa che i mercati crollerebbero anch'essi drammaticamente, i prezzi del greggio salirebbero ancora insieme a oro, argento e titoli di Stato. Speriamo solo che sia una guerra di breve durata. L'annuncio di un passo indietro da parte della Gran Bretagna sul finale della settimana ha visto i prezzi tornare sui loro passi, con un aumento del 6% da inizio agosto. Le quotazioni si avviano comunque verso il maggior rincaro mensile in un anno. Le tensioni sulla Siria si sono infatti aggiunte alle interruzioni nelle forniture libiche causate da scioperi e dall'attività di numerosi gruppi armati. La Siria non è un produttore di petrolio importante come la Libia, ad esempio, né un fondamentale punto di transito come l'Egitto. Dal 2011, a causa delle sanzioni, il paese ha smesso di esportare petrolio. Eppure il suo destino influenza drammaticamente i prezzi. Neira, perché? Neira, why is that? Sì, è giusto ricordare che la Siria non è un attore di rilievo nel mercato petrolifero. Quello che potrebbe preoccupare gli investitori, però, è che qualsiasi conflitto in Siria potrebbe diffondersi in altre zone del Medio Oriente. L'Arabia Saudita, ad esempio, sostiene i ribelli che si oppongono al presidente siriano Bashar al-Assad. Tra gli alleati di Assad c'è anche l'Iran. L'Arabia Saudita è il più grande produttore di petrolio dell'OPEC, mentre l'Iran è al sesto posto. Per cui, se altri paesi della regione dovessero essere coinvolti, le conseguenze per la fornitura di petrolio potrebbero essere gravi. Il Medio Oriente produce il 35% del petrolio mondiale. Come ha detto un analista, il timore è che un attacco in Siria si ripercuota in tutta la regione, allargando il contagio ad altri paesi e magari causando una frenata anche maggiore nelle forniture in altre zone. Riguardo però alle probabilità che le tensioni siriane provochino un'interruzione nelle rotte commerciali del Medio Oriente come il canale di Suez o lo stretto di Hormuz, secondo altri sono molto basse. Secondo gli analisti, il prezzo del greggio potrebbe salire verso i 125 dollari al barile. Quelli di Société Générale parlano addirittura di 150 dollari. Se i prezzi si impennano, che cosa potrebbe succedere? Sono tanti gli economisti che hanno affrontato il tema, mi limiterò a sceglierne due. Carl Riccadonna di Deutsche Bank negli Stati Uniti dice che i prezzi del petrolio in aumento potrebbero infliggere quelli che chiama danni collaterali alla fiducia economica e ai consumi negli Stati Uniti di quest'anno. Dice che i prezzi erano saliti più lentamente nei primi sei mesi di quest'anno rispetto agli ultimi anni, il che aveva fornito un leggero stimolo economico. Gli effetti di un attacco in Siria sarebbero proprio di annullare tale stimolo. Secondo lui il pericolo è che una piccola spinta verso l'alto nei prezzi potrebbe trasformarsi in un freno al consumo privato. Nel frattempo Julian Jessop di Capital Economics ha calcolato che un aumento di 10 dollari nei prezzi del petrolio sposta circa lo 0,5% del PIL globale, cioè la crescita, dai consumatori ai produttori di energia. Sostiene che il risultato sia un declino della spesa e ciò si traduce in una riduzione in crescita globale dallo 0,2 allo 0,3%. Il petrolio a 150 dollari al barile sarebbe un problema per l'India. L'oro nero rappresenta il principale prodotto di importazione e un peso enorme sulle sue riserve di dollari. La rupia è crollata del 20% da inizio anno, toccando un record negativo rispetto al dollaro e spingendo al rialzo il costo delle importazioni.
L'India è in balia di una tempesta perfetta. Mercoledì il cambio rispetto al dollaro è crollato pericolosamente vicino alle 70 rupie. In rosso anche la borsa, che ha perso oltre 3 punti percentuali per poi recuperare solo grazie all'intervento di una controllata statale. Da giugno, dopo che la Fed americana ha annunciato la fine della liquidità a basso costo, la fuga dal mercato azionario è costata al paese oltre 3 miliardi e mezzo di dollari. Inutile l'intervento della banca centrale, che nelle scorse settimane aveva introdotto una stretta nel sistema monetario per poi fare precipitosamente marcia indietro. Rischiava di strozzare una crescita che rallenterà comunque, secondo BNP Paribas, al 3,7%. Gli investitori sono preoccupati dall'assenza di riforme e dai conti pubblici. Il governo ha appena stanziato oltre 13 miliardi e mezzo di euro per un nuovo programma alimentare, non proprio una dichiarazione di guerra contro il deficit di bilancio. E ora ci si mettono anche le tensioni geopolitiche. La situazione siriana ha fatto schizzare il prezzo del greggio. Brutte notizie per un paese che importa l'80% delle sue riserve di petrolio. Il ministro delle finanze indiano dà la colpa al budget del paese e al deficit di bilancio corrente per il crollo della rupia. Questo buco nei conti è il principale problema dell'India e se sì, come si fa a tapparlo? Beh, l'India ha tanti problemi e ciascuno avrà un'opinione diversa riguardo a qual è quello maggiore. Crescita che rallenta, inflazione persistente, alti tassi di interesse, il budget e il deficit di bilancio corrente, una valuta in caduta libera, c'è l'imbarazzo della scelta. Ovviamente sono tutti connessi. Guardiamo al deficit di bilancio corrente. La via d'uscita è dare una spinta alle esportazioni e una rupia debole dovrebbe in teoria essere benefica. Però alcuni economisti dicono che le possibilità di un rimbalzo nel breve termine spinto dalla valuta debole sono incerte. Un motivo sono i prezzi in salita. L'inflazione indiana sta offuscando i guadagni in competitività derivanti dalla svalutazione. Inoltre, i problemi strutturali rendono la vita difficile agli esportatori interni che vogliono sfruttare la valuta debole. I produttori soffrono perché non ci sono abbastanza strade e porti adeguati. E poi perché le esportazioni indiane esplodano, gli esportatori interni hanno bisogno di partner commerciali con economie fiorenti. Ma di questi ce ne sono pochi. La domanda sta calando in Europa e in Cina, per esempio. Se le esportazioni non sono la cura, cosa lo sarà? Alcuni dicono che in realtà il maggior problema indiano risiede nel sistema di potere. Tra gli investitori l'India è famosa per corruzione, indecisione e continui voltafaccia sui problemi. Ma ci sarà qualche significativa e durevole riforma prima delle elezioni nazionali l'anno prossimo? Ecco la grande domanda che tutti si pongono. È tutto per oggi, vediamo settimana prossima. Mercoledì vengono pubblicati i dati sulle vendite di auto negli Stati Uniti, insieme alla seconda stima sul prodotto interno lordo dell'Eurozona. La Bank of England e la Banca Centrale Europea terranno i loro vertici di politica monetaria giovedì. E venerdì avremo le ultime notizie sulla situazione nel mercato del lavoro statunitense. Grazie per averci seguito, alla prossima settimana. See you next week.